serie di Wina. Appassionati. Amici sportivi alla visione e all'ascolto, un cordiale saluto dallo stadio Dino Manuzzi di Cesena. Serie B Win, ultimo atto, 42esimo turno, di fronte il Cesena e la Pro Vercelli. Una partita che dice poco nel bene e nel male per entrambe le squadre. Il Cesena è già sicuro della salvezza e fuori sono già pronti banchi con piadine, crescentine, e si festeggerà con tutta la tifoseria. Intanto già una sostituzione, c'è un problema nella Pro Vercelli proprio per Iemmello, che è costretto a lasciare il terreno di gioco. Al suo posto entra Antonio Romano. Attenzione, ancora una buona incursione con Lolli, che si ritrova in area di rigore. Una buona incursione del giovanissimo, che trova un bel corridoio. Attenzione, ragazzo, ragazzo in area, il tiro e la palla che finisce sul fondo. Finalmente una conclusione a rete, la scoccata, il destro di Ragazzo. De Silvestro si ritrova chiuso da due uomini, si fa aiutare. Il pallone in mezzo e va a sfiorare il colpo di testa in mezzo all'area di rigore. Il tiro cross, gol, gol, gol! Il vantaggio del Cesena con un colpo di testa micidiale di Tonucci. Davvero bellissimo. Perfetta, perfetta la torsione di Tonucci, perfetto il colpo di testa, perfetta la scelta di tempo sullo stacco. Gran gol di testa di Tonucci. Ma attenzione, ancora un contropiede per il Cesena e la palla che finisce sul fondo con un contropiede micidiale di Succi. D'Alessandro, non era facile addomesticare questo pallone, ci è riuscito, buono anche il traversone. Valentini che rimane a terra e palla che finisce incredibilmente in zona gol. C'è stato uno scontro in area di rigore abbastanza violento tra Valentini e Granoce. De Silvestro, buon lavoro. Attenzione, attenzione, gran lavoro in area, gran pareggio, grandissimo pareggio della Pro Vercelli. Splendido lavoro di De Silvestro e grande gol di Ragazzo, che se ne va verso la panchina. Un'altra notizia riguarda proprio Miranda, mentre qui c'è una conclusione, un tiro cross che scalda i pugni di Campagnolo, palla in calcio d'angolo. Sini, va via Sini, trova spazio, attenzione Sini, Sini in area, Sini, bel dribbling, Sini solo in area, che azione fantastica per Sini, che ha fatto tutto da solo, andando a cercarsi veramente il gol da fenomeno. Mesacolli carica il destro, gran tiro, la respinta coi pugni e va a salvare il risultato Miranda sul tocco ravvicinato di Succi. A Ragazzo, Ragazzo molto lontano dall'area di rigore, Ragazzo il triangolo chiuso con De Silvestro, gran conclusione di Ragazzo, molto bello. L'arbitro dice che può bastare così, erano 3 minuti di recupero, in effetti 48esimo, se ne vanno così negli spogliatoi con una pacifica invasione di campo i giocatori di Cesena e Pro Vercelli.